Assessore, domenica tornano le fattorie didattiche, lei ha sottolineato l'aspetto multifunzionale e anche l'accessibilità a queste fattorie. Beh, la fattoria didattica credo che sia l'esempio più evidente, quella che porta più a contatto col cittadino, con le famiglie, della multifunzionalità raggiunta dalle aziende agricole. Ma la azienda agricola non si limita soltanto a produrre il cibo, le materie prime, ma anche a promuovere la cultura agricola, l'attività agricola, la conoscenza dell'agricoltura, e questo è molto bello quando avviene con i bambini, con le scuole, con i più piccoli, quelli che devono essere educati all'agricoltura. E poi sì, sono aziende che hanno fatto grandi investimenti, che offriranno domenica, così come ogni giorno, una variegata possibilità di contatto con la natura, con gli animali, con la terra, con i boschi, con i frutti della terra, ma che sono anche quasi tutte, se non tutte, accessibili ai portatori di disabilità. Questo consentirà, spero, a tante famiglie lombarde, anche con difficoltà, di vivere una giornata d'allegria a contatto con la terra.